Allora. Vediamo cosa riusciamo a combinare con questa console qua. Mi è stata inviata da una persona che a quanto pare segue il canale, mi segue ancora da prima che ci fosse il canale, e ha fatto un po' di lavori a destra e a sinistra, però non è mai riuscito effettivamente a sistemarla. È una console che inizialmente almeno entrava in RCM e aveva la possibilità di avviare Hecate, questo e quell'altro, ma dopo svariati lavori per cercare di farla partire, perché probabilmente c'è la NAND con il firmware corrotto o roba simile, e mi ha detto anche che ha provato a resettare la NAND, ma non ci è riuscito. Allora, me l'ha mandata a me, vediamo cosa si riesce a fare, magari si riesce a salvare. Allora, questa console ne ha viste di tutti i colori, ok? Mi mancano delle viti, i buchi per le viti sono spanati, quindi le viti fanno anche fatica ad uscire. Gli è stato cambiato il connettore per lo schermo, gli è stato cambiato l'M92, gli è stato cambiato il BQ, gli è stato cambiato il P13, e sono stati fatti svariatissimi lavori. Non ricordo neanche effettivamente tutto quello che è stato fatto. Vediamo un attimino. Sostituito BQ, M92, P3 e porta USB. Sostituito lo schermo del connettore LCD. Si ricarica. Per caricare, carica, perché ho visto anch'io che carica, ma una cosa costante. Si avvia in RCM, ma non carica il firmware originale. Ok, quindi un sacco di cose. Per il momento, la cosa più grave che è successa dopo è il fatto che ha lo schermo nero. Quindi, intanto andiamo a capire perché c'è lo schermo nero. Magari il driver per l'LCD è andato, oppure il connettore dell'LCD è andato. Bisognerà vedere. Ma io per prima cosa, allora, come esclusione di tutto, perché potrebbe anche essere un problema dell'LCD. Ok, prendo la scheda e la metto su un altro case, ok, con un altro schermo, e vediamo cosa succede. Se mi dà ancora lo schermo nero, chiaramente abbiamo capito che è un problema sulla scheda e non sul qua. Quindi andiamo a staccare tutto e prendiamo un'altra scocca e vi farò vedere a quel punto lì. Non vi faccio neanche star qua ad aspettare. Ok. Andiamo sotto il microscopio per il momento, vediamo che cosa succede sulla scheda. Allora, partiamo da questo angolo di qua, ok? Allora, qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo il fuel gauge, che è quello che controlla la percentuale della ricarica della batteria, controlla la corrente in uscita, corrente in entrata e tutto il resto. Se questo qui non funziona, non fa partire la console. Perché chiaramente non rileva i dati della batteria e tutto il resto, quindi una questione di sicurezza. Dopo, qui cosa abbiamo? Allora, la porta sembra anche cambiata bene. Il P13 sembra cambiato bene, ma adesso lo andiamo a verificare. Allora, avendo cambiato la porta, può anche essere che ci sia, ok, del flussante all'interno che impedisce, ok? Anche se non sembra cambiata, sinceramente, i piedini lì non è che siano proprio il massimo. Magari l'ha presa da un'altra console usata? Non è una porta nuova nuova di zecca? Boh, non mi dà l'impressione che sia nuova. Dico per il discorso qua sopra, no? Vedete? Questi piedini qua, che non dovrebbe fare così, dovrebbe stare bello solido lì. Ok. Secondo me è usata, ma vabbè. E finché è lì bella in posizione, non mi crea problemi. Quello che mi crea problemi è il flussante, eventualmente. Dov'è il fuoco? Metti a fuoco. Ok. È il flussante, eventualmente, che può essere andato all'interno della porta e impedisce il corretto contatto. Anche perché poi serve il
l'aggeggino qui RCM loader, ok, per iniettare tra virgolette il codice per far avviare la console in RCM, no? Eccate quelle cose lì. E quindi se questo, io ho visto che con questo non funziona, cioè non si avvia, non fa quello che dovrebbe fare, non va più in RCM. Ho collegato la console al computer e dal computer ho visto che è in RCM, però in ogni caso non riesco a mettergli il codice necessario per farla avviare. Quindi probabilmente può esserci un problema qui sulla porta che mi impedisce, ok? La porta sembra saldata bene, ma non egregiamente, se devo dire, purtroppo. Poi da questa scheda non ci si aspetta praticamente niente. Io non mi aspetto praticamente niente. È stata lavorata talmente tante volte. Ah, ecco, come stavo dicendo, non è saldata bene perché, vedete, qui il buco è vuoto, ok? Qui c'è la plastica, il perno di plastica che va all'interno. Qui la porta è sollevata. Quindi, un probabile indiziato primario è la porta USB-C che non è installata correttamente. Questo perno qui dovrebbe andare all'interno qua, quindi la porta è leggermente sollevata verso questo lato qui e potrebbe avere dei contatti, ok, che non si sono creati al di sotto della porta e servono tutti i contatti data più e data meno per caricare tutti i dati di Hecate, questo e quell'altro e per fare l'RCM, ok? Quindi, come prima cosa vado a mettere a posto questo. Dopo, M92. M92 lo vedo un po' storto. E non è una cosa che mi piace. Cioè, magari per funzionare funziona perché l'ho visto caricare la batteria, eccetera. Ma non mi piace come è messo. Perché è storto per me. Vediamo. Sì, vedete che è storto? Magari i primi 2-3 di sinistra può esserci del contatto. Vedete fra il secondo e il terzo rispetto a sinistra? Sembra che ci sia qualcosa in mezzo lì, che può magari interferire la cosa. Dopo, vediamo questo lato qua. Allora, questo lato qui sembra a posto, solo che negli ultimi 4 verso destra non c'è abbastanza stagno e magari non fa buon contatto. Questo in cui chiaramente non impedisce alla console di accendersi. L'M92, P13, BQ, anche il chip del Wi-Fi, il chip dell'audio, sono chip superflui. Che comunque non impediscono alla console di accendersi. Questo lato è fatto bene. Cioè, buon contatto e c'è abbastanza stagno. Quindi, eventualmente, la console riesce ad accendersi senza tutti questi chip qua? Sì, darà dei codici di errore, ma riesce ad accendersi. Anche di qua è abbastanza buono, però è storto. È comunque storto. Allora, verifichiamo adesso. È probabile che sia un video lungo, vi avviso già da subito. Allora, torniamo indietro con lo zoom. Ok. Allora, no, sono là in alto. Ok. Allora, altra cosa importante è questo filtrino qui. Se non conduce sia a destra che a sinistra, è un problema. Quindi andiamo in continuità. Andiamo con il beep. E andiamo a verificare. Allora, prendiamo questo punto qui, che così siamo molto più semplici. E andiamo qui. Ok. E qua. Sì, ok. Quindi il filtrino funziona. Ok. Molto bene. Dopo vediamo cosa abbiamo qui. Se vediamo piazzole vuote, che magari sono stati sparati via componenti. Anche questa è una cosa importante, perché questa è una scheda che è stata lavorata parecchio. E potrebbe esserci letteralmente di tutto, come ad esempio questo condensatore qui che è bruttissimo, magari funziona, ma è bruttissimo perché ha subito calore. Ecco, questo è una cosa che non va bene. Questo bisognerà cambiarlo se e solo se la console comincerà a funzionare. Non è necessario per le nostre diagnostiche, ma per il funzionamento sì. Qui forse manca qualcosa? Perché io vedo che c'è un tracciato che arriva dentro al chip e però non va poi fuori da nessuna parte se non con una resistenza. Questo
Qui posso dire di sì perché è collegato, vedete che c'è il tracciato, ma qui no, qui è interrotto e dovrebbe esserci una resistenza. Magari manca una resistenza, andiamo a prendere una scheda, la nostra scheda è una HCPU20 e andiamo a vedere su una HCPU20. Ok, vediamo, questa è una 10, questa è una 20. Ok, cosa abbiamo in quella zona lì? Anche fra diversi modelli può esserci una differenza, eh? Ok? Questa è un'altra HCPU20, però dipende da dove viene fabbricata. Per esempio, magari questa viene fabbricata CV. Qui c'è FY, vedete? È una, credo, almeno, sia il luogo di produzione della scheda. E in base al luogo di produzione della scheda può avere anche dei minimi cambiamenti del tipo un componente diverso dall'altro, una resistenza posizionata diversa da un'altra, o roba del genere, quindi state anche attenti a questa cosa qua. Non sempre, nonostante sia identica come modello, può avere lo stesso delle differenze. Allora, lì è quello che mancava, ok? E adesso vediamo qui. E no, vedete? Qui intanto gli manca una resistenza, eccola qua. Allora, gli manca questa piccola resistenza qui. Può creare problemi? Non lo so, perché a guardare questa resistenza qui va sotto qua, magari è una di quelle linee di controllo per i Joy-Con, quindi potrebbe non avere nessunissima rilevanza per quello che dobbiamo fare noi, però dobbiamo tenerlo a mente, ci servirà quella resistenza lì per essere sicuri, insomma. E anche questo, già che vedo, questo qua è uno dei transistor che servono per il Joy-Con. Giusto? Sì, eccolo qua, vedete? Dobbiamo prendere anche questo. Quindi sono due componenti che mancano su questa scheda. Ok. Credo sia stata tentata una saldatura qui di una resistenza per farlo con l'alimentatore da banco, per alimentare la console con l'alimentatore da banco, però lasciare così non va bene. Perché questa bella pallona di stagno è vicinissima a un punto di massa. E questa qua è la linea di sensore, okay, per la batteria. Se questa qua va a massa, chiaramente dice, ok, la batteria è andata, io non mi accendo. Quindi, già che ci siamo, ed è una cosa di poco conto, non mi serve sprecare molto tempo, flussante. Tra l'altro è arrivata con la batteria scarica. Ok? Quindi andremo a vedere. Ecco, ora va meglio. Molto bene. Allora, ecco, e qua la cosa è finita. Andiamo a vedere da questo lato qua. Allora, andiamo a vedere che cosa è successo qua. Qui è bruttarello, sinceramente. Questo condensatore qui, la parte terminale di questo condensatore qui è tutta ossidata. E potrebbe aver sofferto umidità questa console a questo punto. Poi di solito arrivano così con i terminali ossidati quando c'è un discorso di umidità che è stata presente sulla console. Il processore qui sembra tutto in ordine di fabbrica. Quindi non è stato, sì, non è stato aperto il processore, non è stato fatto nulla sul processore, il che va benissimo, ok? Va egregiamente. È possibile che ci fossero questi? Possibile, perché le altre ci sono piazzole vuote, cioè senza stagno, vedete? Quelle che non sono popolate sono senza stagno. Eccole qua, vedete? Queste qua. Quindi questo che ha lo stagno probabilmente era popolato. Vengono chiamati pacchetti diodo di sicurezza per le scariche ESD, ma è stato tolto perché può creare problemi durante la carica, durante l'accensione, il funzionamento, roba simile. Quindi potrebbe essere che fosse popolato, ma poco ci importa perché di solito creano più problemi che benefici, quindi meglio che non ci sia. Dopo vediamo un attimino attorno. Vediamo qui. Questo qui è rotto?
Questo qui ha l'angolo rotto. Lo sento io con la pinzetta. Vediamo se riesco a farvelo vedere a voi. Mettiamo a fuoco. Vedete che c'è una micro crepa. Proprio qui c'è uno scalino. Gli manca un pezzetto. Non so se possa causare problemi perché di solito. Vedete che è anche scintillante. Allora, di solito. Gli mettono apposta la patina nera sopra dove poi stampano il codice del chip. Evident può essere che magari ci sia solo lo smalto, ok? Lo smalto nero si sia tolto e basta da questo angolino qua e magari il chip sta benissimo. Però è bene tenerlo a mente anche questo. Questo qui è il connettore per le SD, non ci importa. Cioè no, ci importa perché se non funziona questo non possiamo metterci su Hecate e quelle altre cose là per vedere cosa succede alla console. Qua sotto il wifi dovrebbe essere in ordine, non vedo cose strane. Per lo schermo, vediamo cosa c'è sullo schermo. Allora, lo schermo qua non ha i filtri, quindi ottima cosa. Grafi qua, ma non importanti. Il driver per l'LCD sembra essere stato sostituito? O magari è solo il flussante che se n'è venuto via dalla porta? Ok, questa è la porta cambiata, andiamo a vedere la porta com'è. Andiamo a verificare questa porta qui, com'è messa. Intasata di flussante. Il flussante impedisce la comunicazione, il contatto, quindi non saprei se pulirla. Sembra buona, ma non saprei se pulirla oppure cambiarla direttamente con un'altra nuova. E poi anche un discorso delle saldature. Vediamo un po' le saldature come sono fatte. Magari ce n'è qualcuna troppo scarsa? Tipo. Tipo questa. Vedete che si muove? Se si muove vuol dire che non è saldata bene. Quindi è probabile che devo cambiare il connettore perché non è saldato correttamente. Anche questo qui si muove leggermente, quindi non ha contatto. Questo qua in fondo. Perdonatemi se vado fuori fuoco molto spesso, ma sto tenendo letteralmente la scheda in mano ed è praticamente impossibile tenere la scheda a fuoco in posizione manuale. Ok, allora. Aggiungiamo alla lista il cambio del connettore per l'LCD. Dopo cos'altro? Una pulizia generale, perché purtroppo c'è flussante ovunque. Basta vedere, è finito anche dentro questo connettore qui, è finito dentro il connettore della ventola. Non gliene frega niente a questi due connettori qui, perché su questo è quello del pulsante accensione, volume alto e basso, e questo è per la ventola. Però, in ogni caso, non è una buona cosa. Poi c'è della porcheria incastrata qua dentro, questo può creare problemi al touch e alla schedina dei giochi. Quindi ha bisogno di una bella pulita e spazzolata. Ok, e questo lato è terminato. Sì. Ok, passiamo al posteriore. Allora, abbiamo questo qui. Vediamo se mancano componenti. Vediamo il P13. Ha detto che l'ha cambiato. No, non è saldato bene. Cioè, nel senso, vedete tutti quegli spazi? Spazio, 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 spazio. Non è una brutta saldatura, ok? Però a me piace vederlo il contatto fra sopra e sotto. Da questo lato. Sì, anche di qua un sacco di spazio. Vediamo qua. Vedete che c'è il chip
dietro questo condensatore qui è ancora con il rame. Vedete? Magari lì non ha fatto buon contatto, ma questo è irrilevante adesso per vedere se la console riuscirà ad accendersi oppure no. L'unica cosa che ho visto è la retroilluminazione, quindi mi fa pensare che la console sia accesa, sia attiva, ma boh, bisognerà vedere. Quindi il primo indiziato è il connettore LCD che abbiamo visto che è morto praticamente, bisogna cambiarlo. Qua c'è del flussante anche qua, ma forse perché è l'M92, qualche goccia di flussante è passata dietro. Ok, questo è il chip audio, non è stato toccato. Qua ci sono i condensatori al di sotto delle RAM, sembra tutto in ordine. Ora, qua ci sono tutti i condensatori al di sotto del processore. Spero che non abbia toccato il max qua, perché sennò è una bella gatta da pelare. Poi c'è il chip qua. È sporco. Non corrosione, ok. Ma non mi sembra manchi nessun componente da questo lato qua. Ok. Bene. Allora, come prima cosa, cosa facciamo? Cosa facciamo, ragazzi? Il connettore LCD deve per forza sparire insieme alla porta, secondo me. E M92, BQ e P13 io proverei solo a risaldarli, nel senso di li tolgo, li rifaccio un attimino perché mi sembrano buoni, nessun problema lì a riguardo, rifaccio solo un discorso di saldatura. E poi andiamo a mettere la scheda in un'altra scocca, potrei anche utilizzare quella lì a quel punto. E vedere cosa succede. Ok. Allora adesso facciamo così, la mettiamo qui. Io ce la metto sotto qua. Prendo il microscopio. Ritorniamo sotto. Ok. Così. Molto bene. Dov'è il fuoco? Allora. Ecco qua. Dai, mettiti in posizione senza fare troppe storie. Grazie. Ok, aria calda. Tecnicamente dovrebbe essere già stagno al piombo, spero che l'abbia usato. Ok, perché così facilita solo che le cose. Allora, 450 gradi, spariamo l'aria da sotto con calma. E andiamo a togliere questa porta. E gliene mettiamo un'altra, che siamo più sicuri. Magari questa non ha nulla che non va, però è piena di flussante, è saldata male, e quindi non posso andare a riutilizzarla. È più sicuro andare a prenderne un'altra e ricominciare da capo. Molto bene. Ecco, vedete, quel non ha molta importanza a questo punto, però vedete che questo qua e questo qui erano ossidati. Ecco perché non ha fatto buon contatto. Vedete anche questo? È ossidato, non è bello argento. Anche questo è una linea dati, vedete? Parte da questo, arriva a questo filtro, arriva qua, anche qua. Filtro, no, non c'è il filtro, però questa è la linea dei dati. Ecco qua, e questo è il punto. E magari questo era quello che non faceva trasmettere il segnale. Poi c'è anche questo, vedete che è più giallino? Anche questo. C'erano alcuni pad ossidati che non vanno bene. Ok, allora noi prendiamo il nostro bel flussante.
una bella valangata di flussante che ci aiuta. Accendiamo il saldatore, prendiamo la nostra treccia, ok, e dello stagno nuovo prima, ok, stagno nuovo, andiamo a ripassare tutto quanto, facciamo dei bei cuscinetti di stagno, vedete anche questo qua sopra, è ossidato, non attaccava bene lo stagno. Ecco qua. Fantastico. Io direi neanche usare la treccia. Volevo togliere lo stagno e rimetterne di nuovo, ma vedo che è già a postissimo, perfettissimo così, guarda. È fantastico. Già così è magnifico. Quindi, senza troppi complimenti, andiamo a prendere un ricambio. Ricambio, ricambio, ricambio. Prendiamo l'altra scheda, la mettiamo al posto suo. Ecco qua. Ok. Qua ci vorrà un bel po' più di tempo perché questo è stagno senza piombo, vuole una temperatura più alta per fondere, eccetera. Quindi con calma, pazienza, senza flussante, così non sporchiamo il connettore o perlomeno possiamo proprio una goccina. La mettiamo lontano in modo che, ecco, dopo lui se lo tira sotto, se lo sparge senza che vada proprio dentro dentro al connettore. Ok, minimo, minimo, minimo. Ci siamo quasi. Manca poco. Ecco fatto. Ok. Questa scheda la togliamo, brucia. Ritorniamo con questa. E gli rimettiamo sopra il connettore appena tolto. Ma attenzione, che stavo per fare l'errore. Togliamo via tutto questo flussante che c'è sopra qua. Altrimenti poi questo se ne va dentro al connettore e fa fatica ad uscirne. Deve essercene proprio un velo. Un velo va bene. Proprio minimo, minimo, minimo. Non deve essercene praticamente niente. Sarebbe l'ideale, ma va bene anche che ci sia questo velo alone sopra, che allora comunque poi lui si sparge e fa il suo breve lavoro finché il connettore deve saldarsi. Ok, mettiamo il connettore in posizione, ci aiutiamo con le pinzette, lo mettiamo più o meno. Così dovrebbe essere perfetto, poi lui scaldandosi si appoggia, va giù e non dovrebbe servire niente. Non va neanche premuto per tirarlo giù, deve appoggiarsi da solo. Ecco, sta andando giù. Sta andando giù anche dietro. Molto bene. Dovrebbe essersi seduto correttamente. Aspettiamo ancora qualche secondo che i punti di ancoraggio si sciolgano bene, facciano il loro lavoro. Teniamo sempre in movimento il calore. Perfetto. Ok. E questo è un connettore
com'è che dicono? Meglio che di fabbrica. Ok? Allora, adesso aspetto 10 minuti, lascio raffreddare un attimo la scheda e poi torno subito, eh. Ed eccoci tornati, la scheda adesso è fredda e andiamo a guardare il nostro lavoro, ok? Bene, verifichiamo. Oh, cioè, che abisso, mi dispiace per te che hai fatto il lavoro, ma questa è tutt'altra storia. Guarda le saldature come sono fatte bene. Questa sì è una saldatura. Allora, poi andiamo davanti. Chiaro, tutto questo non è per vantarmi, è proprio un discorso. Ecco. Guardate come sono belle queste saldature. Queste sì che sono saldature. Meglio che di fabbrica, proprio. Meglio che di fabbrica. Ok, questo connettore è un attimino duro a chiudersi. No, metti a fuoco, grazie. Ok. Questo connettore è un attimino duro a chiudersi, non è proprio libero libero, perché vuol dire che allora lo stesso un po' di flussante ha fatto la sua strada verso l'interno del connettore. Allora, gli si spruzza dell'alcol, lo si lascia agire, ok? Qualche momento. E senza fare come ho fatto io, che ho fatto la cretinata, adesso. Ok? Si muove su e giù qualche volta. Si libera il flussante intrappolato. Molto bene, adesso vedete che è più scorrevole. E allora, a me cosa piace fare? A me piace prendere, come già fatto vedere in video precedenti, l'aria calda con l'ugello più piccolo possibile, ok? Che crea molto flusso d'aria. Vado a impostare la temperatura più bassa, circa 150, massimo 200 gradi, ok? In modo che il flussante si possa sciogliere, ok? E l'alcol lo possa lavare via. Quindi metto il connettore rivolto verso l'alto, così l'aria spara verso di là. Lo metto in questa posizione che sono più comodo io. E adesso non faccio altro che prendere l'aria, aria al massimo, temperatura a 200 gradi circa, e vado a sparare aria e spruzzare alcol allo stesso tempo, in modo che l'aria calda scioglie il flussante e l'alcol lo lava via immediatamente. Ecco fatto, in questa maniera dovrebbe essersi pulito perfettamente. Bello libero. Come se fosse nuovo di zecca. Perfetto. E in questo modo mi assicura anche che non essendoci flussante all'interno del connettore, lo schermo possa collegarsi correttamente. Allora, questo connettore qui e questo connettore qui li posso lavare allo stesso modo, li lascio lì un attimo nell'alcol, li pulisco con l'aria calda e via. Adesso direi di passare direttamente alla porta, ok? Che non è installata correttamente, è alta. Ok? Quindi, prossimo passo, porta USB.
la scheda attualmente è bollente, ma andiamo a verificare velocemente com'è la situazione. Ecco, vedete? Questa è una porta saldata correttamente, perfettamente, tutta bella piatta. E dietro anche non è sciolta, appena 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 proprio. E le saldature dietro, come si vede, sono bellissime, belle tonde e a posto. Ok, molto bene. Ora di questa porta comunque vado a controllare tutte le connessioni, perché voglio essere sicuro che tutte le connessioni ci siano, che così può comunicare con l'M92, può comunicare con il P13 e via discorrendo. Eccolo qui. E adesso gli andiamo a inserire la schedina. Vediamo un attimo, volevo vedere, quelli sopra sono quelli che vanno di qua e li voglio. Ok, perfetto. Così. Questo è il verso. Aspettate che zoom. Così riuscite a vedere finalmente, concretamente. Ok, gli mettiamo una luce. Oh, guarda qua. Guarda come si vede bene, eh? Fantastico. Ho comprato anche una luce nuova da banco. Devo ancora trovare il modo di installarla in modo che così viene tutto più luminoso e si spera tecnicamente che riesco a fare video ancora migliori, perché la videocamera più luce c'è, più ne beneficia la qualità video. Allora, andiamo in diodo senza il beep, che mi interessa solo le letture. Ok, allora qui abbiamo la massa A2, A3 sono dietro per il P13. Qui ci siamo, A5 ci siamo, di più ci siamo, di meno ci siamo, A8 va bene, VCC, A10 e A11 sono per il P13, massa e massa. Dopo, massa, massa, B2, B3, VCC, B5, di più, di meno, B8, VCC e massa. Perfetto. Andiamo dietro allora, andiamo a vedere. Però questo in continuità, ok? Continuità però qua con il beep, così facciamo prima. Allora, oh, A2 c'è, A3 c'è, dopo A10 c'è, A11 c'è, poi B11, eccolo qua, B10, perfetto, B3 e B2, fantastico, la porta è perfettamente collegata. Ok, quindi anche questo è un problema risolto e che ci può far andare avanti. Sul perché non si accende anche se la porta è collegata correttamente, anche se il connettore dell'LCD è perfetto, eccetera, eccetera. Quindi, che cosa passiamo? Ora passiamo al M92, il BQ e il P13. Anche se il P13 per il momento non me ne può fregare di meno. Io lo potrei addirittura tranquillamente togliere, anzi lo faccio. Ok, togliamo subito il P13, non lo voglio vedere adesso perché non è rilevante per la diagnostica. Okay. P13 è solo un chip responsabile per il lavoro della dock. Basta, tutto qua. La console funziona egregissimamente anche senza il chip. Chiaramente poi se la console si accende e funziona, ce lo rimetterò. Se la console non si accende e non funziona, ce lo rimetto lo stesso perché la devo rimandare indietro come non aggiustata. E pazienza. E niente, insomma, ok. Pinzette. Ok,
Controlliamo un attimino solo le saldature, vediamo se c'è qualcosa di compromettente. Se c'è qualcosa che magari si toccano, che non dovrebbero toccarsi o robe del genere. No, perfetto. Quindi nessunissimo problema. Molto bene. Allora procediamo. M92 adesso. Eccolo qua. Stessa cosa di prima. Pelo pelo di flussante che ci aiuta. Ok, controlliamo. Ah, ecco qua. Guardate qua. Ecco perché dico di. Lo vedo così ad occhio nudo. Ecco perché dico di preparare i chip prima di installarli. Vedete? Questo è ossidato e tutta questa fila è ossidata. Ok? Il chip M92 comunica anche con il processore per ricevere dati di funzionamento e tutto il resto. Questo avrebbe dato l'errore. E magari questo può portare anche a un malfunzionamento della console del tipo non accendersi. Quindi, magari questo chip è buono perché carica, però non funziona del tutto perché non è saldato. Perché? Perché c'è l'ossidazione. Ecco perché non bisogna mai fare affidamento sui lavori comunque degli altri, anche se sembrano fatti eccellentemente. Saldatore, e adesso andiamo a ripassare questo chip qua. Potrei anche dire lo escludo e ne metto su uno mio che so, sono so per certo che funziona e non ci sono cose. Sì, potrei anche. Escluderei il fatto che questo possa causare problemi alla console. Ma per il momento vediamo cosa succede. Di per sé l'M92 non dovrebbe creare mai problemi di funzionamento generale. Quindi non dovrebbero esserci problemi ad utilizzarlo, a meno che appunto non sia in cortocircuito. Se è in cortocircuito, chiaramente la console dice: eh no, qua c'è qualcosa che non quadra, e non, è meglio che non mi accendo perché non voglio essere bruciata del tutto come sistemi di protezione di sicurezza. Ok? Ecco. E magari non avete visto niente, vero? No, adesso è tutto bello scintillante, non c'è più nulla di ossidato. Ecco qua, vedete? Tutto bello scintillante con lo stagno adesso. Ok, prendiamo il nostro chip, lo giriamo, il pallino verso la freccetta. Questo qua è il suo verso. E però ci mettiamo come classico, ok? Stagno nuovo e fresco. Riempiamo i pad con dei bei cuscinetti di stagno tondeggianti. Ecco, questi qua diventano. Perdonatemi se ogni tanto vado fuori fuoco, vado fuori riquadro. Vedete che questi qua rimangono grigi. Questi sono belli scintillanti, questi no. Quindi questi contengono ancora stagno senza piombo, quindi non va bene, possono creare problemi e quindi noi li andiamo a togliere, puliamo tutto allora a questo punto. Spostiamo la pallina in fondo, così quando la andiamo a schiacciare, la pallina viene fuori da sotto qua. E se viene fuori da sotto qua, noi possiamo pulirla molto più facilmente, perché se viene fuori sopra qua, abbiamo questi componenti qui, tutto anche di qua, se viene fuori di qua, abbiamo questi componenti vicini qua e si fa fatica. Questo qui è una zona piuttosto libera, quindi se noi spostiamo lo stagno di qua, schiacciamo il chip, lo stagno se ne viene fuori di qua e noi possiamo pulirlo più facilmente. Tutte tecniche. Tutti i consigli. Allora, ok, l'orientamento del chip è questo, vedete il pallino,
un po'. Guardate qua. Un ponticello si è formato. Ok, dopo lo andiamo a sistemare. Prima preoccupiamoci del chip. Andiamo a saldare il chip. Ok, il chip si è messo in posizione da solo. Ora teniamo premuto un pochino. Ecco, vedete? È uscito dalla parte bassa. Ok, si è raffreddato tutto. Andiamo a pulire questo stagno qua. Questo qui. Adesso sarà un po' difficile. Piano piano verrà via. Potrei farlo anche con la trecciola, ma è difficile. Vediamo come va. Ah, è stato facile allora. Ecco, e ti pareva. Questo condensatore se ne voleva venire via direttamente. E noi non glielo permettiamo. Adesso lo rimettiamo a posto. Ecco fatto. Ora resta quella sfera di stagno qua. Fantastico. Adesso puliamo e verifichiamo. Ok, come sono le saldature? Meravigliose. Vedete, adesso non c'è più lo spazio in mezzo e sono fantastiche. Poi, fantastiche. Fantastiche. E fantastiche. E il chip è perfettamente centrato. Ecco qua. Ora. Procediamo con lui. Eccolo qua. E ho visto anche che c'è questa qui che è rialzata. Vediamo se riesco a prenderla. Vedete che è rialzata, è verso l'alto. Non so, magari gli si era staccata, mezza riattaccata. Vabbè. Allora, il connettore lì è da cambiare ed è un connettore anche che non ci serve attualmente. Ma intanto pensiamo a BQ, che potrebbe avere lo stesso identico problema di M92, ovvero dei pad che sono ossidati sotto. Quindi, siccome non ce ne frega niente di questo connettore qui, né tantomeno di questi, li posso prendere dall'altra scheda di ricambio, non è un problema. Gli vado direttamente con l'aria da sopra, ma voi fatelo da sotto, ok? Oriento lo stesso la scheda in questa posizione qui. Perché allora l'aria, io gli arrivo da qui con l'aria, da sotto, sparando verso l'alto. Quindi il calore va verso di là e l'unica cosa che si continuerà a bruciare è questo qui, che comunque deve essere sostituito e cambiato. E poi gli andiamo ad aggiungere questo. Quindi, aria calda di nuovo. Andiamo a sistemare l'induttore. Ok. Adesso avete visto che c'è una bella pallottolina di stagno, andremo a pulirla e tutto il resto.
Allora, qui tutto bello ossidato. Puliamo questo. Ok, perfetto. E andiamo a ripassare qua attorno. Ok. Stagno nuovo. Molto bene. Andiamo a pulire la zona. Allora, dov'è BQ? L'ho sparato via. Piuttosto probabile. Adesso, eccolo qua. Ecco qua BQ. Come hai messo BQ sotto? Beh no, dai. Tecnicamente poteva essere saldato a dovere. Ok, ma gli diamo una ripassatina di nuovo. Giusto per essere sicuri. Allora, un po' di stagno sulla punta. Andiamo qui e ripassiamo. Ecco fatto. Ora, di nuovo, l'angolino è di qui, quindi il pin numero 1 è qui. Eccolo qui. E il pin numero 1 va... dove va il pin numero 1? Il pin numero 1 va lì. Io ce l'ho in alto, vero? In alto a sinistra, vero? Sì. Quindi io lo devo girare in basso a destra. Ecco qua. E il pin numero 1 è segnato da questa freccetta qui, piccolissima, minuscola. Ok, abbassiamo anche un po' l'aria. Adesso che il chip è piccolo e può letteralmente volare via, mettiamo una goccina di flussante. Aria calda da lontano intanto, così scaldiamo la zona, che non serve chissà quale calore, visto che siamo in una zona piccola e sottile. Ecco, il chip si è letteralmente posizionato da solo. Aspettiamo un attimino, lo premiamo un attimino. Ecco, è venuta fuori la bella pallina di stagno che adesso opportunamente prendiamo via. Ne è venuta fuori una anche qua sopra, piccolina. Perfetto. Adesso andiamo a prendere quella piccola resistenza che c'è là sopra. Ok, che gli manca. Quindi, scheda qui. Eccola lì. Ecco qua. Scaldo entrambe le schede allo stesso tempo. Ok, l'ho posizionata un attimo posticcia. Adesso un po' di flussante.
e vedrete che si sistema da sola. Ecco fatto. Molto bene. Ok, e anche la zona di BQ è fatta. Di nuovo pulizia, così vediamo il lavoro che abbiamo eseguito. Ok, controlliamo. Belle saldature. Vedete come abbracciano il chip? Quelle due, anche se sono in ponte, non è importante perché fanno tutte e due parte della stessa traccia, vedete? Quindi non ha rilevanza. Dopo. Questo lato qui, fantastico. La resistenza, fantastica. Questo lato qui, fantastico. Questo ultimo lato qui. Fantastico pure lui. Bene. Allora, BQ, M92, P13, il connettore LCD, la porta di ricarica. Bene. Abbiamo terminato di sistemare i pasticci. Andiamo fuori. Ok. Molto bene. Devo sistemare questa luce qua perché continua a fare riflesso. È troppo vicino, è troppo sulla stessa zona della telecamera e si vede il riflesso e mi sballa completamente tutta la telecamera. Proviamola. Io vedo comunque che c'è della sporcizia qua. Vediamo qua il connettore dell'LCD. Il cavetto dell'LCD. Scusate. Il cavetto dell'LCD è onto. Guarda qua. Guarda l'onto. Guarda l'onto. Va pulito. Perché sennò lo stesso torniamo a sporcare il nostro connettore. E non bisogna sporcare il connettore. Puliamo. Ci sono anche parecchi segni di graffi, eccetera. Andateci piano con le pinzette. Perché se danneggiate una di queste piste qui, è la fine. Poi dovete cambiare l'LCD, eh. Vedete che qua è tanto graffiato. Magari basta solo un pelo in più, vi rovinate la traccia e basta, l'LCD è da buttare. E non è che siano poi così economici, eh. 20-30 euro costa un LCD, eh. Allora. Ok, mi serve anche la memoria perché sennò senza la memoria la console non parte in caso volesse partire. Bisogna vedere se ha voglia di partire. Allora, entro adesso con una voce fuori campo giusto per raccontarvi il finale per questa console qua. E la console di per sé. Sono riuscito a sistemarla, mostra lo schermo, si riesce ad andare in RCM, mostra Hecate, si riesce a fare tutto quello che si poteva fare. Quindi è tornata allo stato iniziale di come mi era stata descritta, ovvero la console si accendeva in RCM e funzionava, solo che dopo hanno provato a fare sistemazioni, come avete visto, sulla scheda, arrivando poi a danneggiarla praticamente del tutto. E un problema dietro l'altro, in sostanza. Allora, la console a questo punto aveva solo un problema software, che purtroppo io non sono esperto in questo campo, problemi software non riesco a gestirli, ci ho provato svariate volte, ma è complicato su questa console qua. Ci sono talmente tanti sistemi di sicurezza che non conosco, non c'è un metodo veloce e preciso per poterlo fare, quindi è tutto un po' così. Sulla fortuna, per quanto mi riguarda, ok?
Magari ci sono persone decisamente più esperte che riescono con uno schiocco di dita a fare tutto, però non è il mio caso. Io non sono pratico per gestione, per problemi software, ok? Sono esperto in problemi hardware, ok? Quindi fisici sulla scheda, cambiare chip, robe rotte, robe fisicamente bruciate, eccetera. Quello lo riesco a gestire benissimo. E quello che non conosco è il discorso problemi software, perché possono sfociare in qualsiasi errore possibile e poi non ti permettono più di andare a capire che cosa c'è che va e cosa non va. Quindi alla fine io il mio compito l'ho svolto, sono riuscito a portare la console allo stato originario di quando mi è stata inviata, di prima di quando mi è stata inviata. E niente, poi ho rispedito indietro la console e ci ha pensato la persona a fare le sue prove software, eccetera, per vedere se riusciva a recuperarla. Quindi, per questo video è tutto, non ci sarà una seconda parte, non ci sarà nient'altro. Iscrivetevi, commentate se volete, lasciate un like e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!